Ben ritrovati amici di TG Architettura. Gestione del territorio affrontato non come costo, ma come volano dell'economia da porre al centro degli impegni del nuovo governo. Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha messo a punto un manifesto per la sicurezza e la prevenzione degli eventi calamitosi. Secondo i dati riportati nel manifesto, le aree ad elevata criticità idrogeologica sono il 10% della superficie italiana e coinvolgono l'89% dei comuni. Le persone esposte a un elevato rischio idrogeologico sono almeno 6 milioni e gli edifici a rischio circa 1,2 milioni. Criticità che, a detta del CNG, possono essere risolte mettendo in campo interventi per la riduzione delle aree a elevato rischio idrogeologico idraulico e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio. Ci spostiamo ora in Francia, dove sono stati inaugurati lo scorso 21 gennaio a Parigi i nuovi archivi nazionali di Francia di Massimiliano e Doriana Fuxas. Il progetto trae ispirazione dalla realtà circostante, dalla città vista come una coesistenza di caos e di ordine. L'opera è stata pensata seguendo un principio cardine dell'architettura, e cioè quello di creare spazi in funzione della necessità della collettività che li vive. La progettazione dei nuovi archivi nazionali di Francia ha seguito l'intento di valorizzare il panorama geografico e architettonico dell'area in cui l'edificio si inserisce. Restiamo in Europa, ma ci spostiamo questa volta in Germania. Si è tenuta di recente a Francoforte, infatti, la cerimonia di premiazione ufficiale di Max Dudler, che si è aggiudicato il Dam Prize for German Architecture 2012 per l'intervento di restauro e ampliamento dell'Ambach Castle. Durante i lavori di restauro, Dudler ha attribuito una grande importanza al ripristino e alla valorizzazione dei materiali originari. Le antiche mura sono state scrupolosamente ripulite e consolidate in modo da riportare alla luce gli elementi di connessione spaziale e temporale che si sono alternati negli anni. Torniamo ancora una volta in Inghilterra. Coach House, il caffè-ristorante disegnato da SHH Architects, si sviluppa occupando una superficie di 6.000 metri quadrati all'interno dell'antica sala da tè della casa d'infanzia di Elisabetta I a Hatfield, tra i primi esempi di architettura giacobina dell'Hertfordshire in Inghilterra. Tra i vincitori del Restaurant and Bar Design Awards 2012, nella categoria di Best UK Café or Fast Food, Coach House è il risultato di un intervento di ampliamento che ha generato un incremento della superficie originaria pari al 70%. Il ristorante si sviluppa su due livelli, le cucine, i banconi e i tavoli per i clienti al piano terra e ulteriori posti a sedere nel livello superiore.